Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi vi faccio vedere come passare da questo a questo. Sì ragazzi, come attivare il triplo screen su Le Mans Ultimate. Durante la live mi avete chiesto, in cui scoprivamo ovviamente Le Mans Ultimate, eccetera, 4 ore, è stato bellissimo. Mi avete in tanti chiesto, ma la VR, realtà virtuale, quando? Cioè, non sappiamo ancora, sarà sicuramente implementata, ragazzi, è impossibile che non lo faccia, però non ho le tempistiche. E in più, ma il triplo screen? E poi un'altra domanda, ah, ma il force feedback, eccetera. Allora, per il force feedback farò sicuramente un altro video dedicato in merito, perché sto cercando di trovare la quadra un attimino per quanto riguarda le migliori impostazioni per quanto mi riguarda. Ma adesso vediamo al dunque Le Mans Ultimate come attivare il triplo screen. Iniziamo. Allora, prima di tutto ragazzi andate su Steam, fate tasto destro su Le Mans Ultimate qui, fate gestisci, sfoglia i file locali e vi si aprirà ovviamente questa cartella. Come vedete è molto simile a RFactor 2. Andate su User Data, fate doppio clic su config underscore dx11. Casomai fate un errore, ragazzi, basterà, diciamo, fare il controllo dei file. Praticamente vi reinstallerà il file di base, quindi tranquilli. Oppure semplicemente fate una copia di backup, la mettete da un'altra parte così siete sicuri. Cosa bisogna cambiare? Prima di tutto mettervi in modalità Windowed Mode 1, Borderless 0, ok? Quindi se avete messo in Borderless, eccetera, eccetera, mettete in modalità finestra. Sul Video Resolution With It mettete la larghezza dei vostri schermi, quindi in questo caso per me è 5760, e Video Resolution High è l'altezza, per me è un Full HD. Quindi metterò 10,80. La stessa cosa dovete andare a mettere qui in Custom Video Vid Res, che vuol dire Custom Video Resolution, quindi 5760 e 1080. E dopodiché, molto molto importante, sono questi parametri, VF Parameters, che sono questi, dove il primo indica la larghezza dei vostri monitor, quindi per me sono 61,9 centimetri espressa in metri, quindi 0,619. Dopodiché abbiamo l'altezza di ogni singolo video, quindi per me sono 33,6 centimetri, e poi c'è eye distance, cioè la distanza degli occhi con il vostro monitor, e dopodiché c'è il side angle degree, cioè quanto è l'angolo calcolato del vostro triplo screen. E dopodiché il gap, cioè la distanza dei bezel, io l'ho messo a zero perché sono veramente piccolissimi, non li tengo neanche in considerazione. Fatto ciò, dovete salvare e vi ritroverete con Le Mans Ultimate già attivato. Quindi vedete, si vede grandissimo dietro di me perché è 5760, quindi ovviamente è attivato il triplo screen. E a questo punto bisogna andare sui parametri, quindi andiamo su impostazioni. Andiamo su grafica e qui dovete selezionare 5760 e dopodiché dovete applicarlo. Dovete fare applica e questo indicherà a Le Mans Ultimate che siete in triplo screen. Quindi a questo punto fate visuale multipla, applica, ok. E quindi ragazzi basta, poi basta avviare il gioco. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, triplo screen, vedete, si vede a sinistra. E quello a destra, eccolo qua. Quindi giusto per farvi vedere come si vede il triplo screen ed è abilitato. Siccome è un accrocchio che stiamo facendo, raga, siccome è un accrocchio che stiamo andando, diciamo, a truccare i file, se dovete modificare il FOV, non funziona. Cioè, se voi provate, utilizzate il FOV, non funziona, però quello che funziona è magari lo spostamento del, che ovviamente è del sedile, ma non vale come FOV, quindi l'unica è questa. E quindi bisogna andare a modificare cosa? Eventualmente i parametri, se per voi è troppo vicino o non vi trovate, i parametri dei vostri schermi, perché ovviamente fa il calcolo in base a quelli che sono i parametri. Quindi se è aumentato o diminuita la distanza dei vostri occhi, viene a modificare. Ok, quindi io spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto, ragazzi, che vi sia utile.
Se avete domande, come al solito, non esitate, lasciate un commento qui sotto, poi in su, iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.